Sì. No, quest'anno quello che posso mangiare. Potrebbe essere 10 per 10 il quadrato e diventa 20 quando si apre. Quindi, questo è 9 qualcosa, quindi diventa 10 per 10 e quindi diventa così. Sì. E ne stampiamo, proviamo a fare 4-5 copie. E tu poi gli la mandi 2, 29. Così, 10 per 10. Troviamo una bella carta. Sì. Questo della femmina dello demonio pure mi piace come potrebbe venire. Sì. Questo è molto bello. Questa idea. Le tre caine, tutto, il 16, ma tutto in generale. E invece quella. Questa qui che stampa, che praticamente stampa è? Questa è stampa calcografica, nel senso che stampa le acquaforti. Ah, vedi? Ma a livello di carattere? No, questo è un carattere. Ah, questo è per i disegni. Questo tipo di incisioni qua. Cioè, questa punta se più in metallo, ma anche sul legno volendo, ma anche su. su linoleum. E quindi con i caratteri dovremmo sempre chiedere a Fabreschi se vogliamo fare il piombo. La cosa migliore, cioè, per fare con questo dovresti farti fare tipo una stampa a piombo che non si fa più. Prima c'erano le basette di cose, quelle sì. Si stampavano benissimo con questo qua, perché si incestrava al rullo e poi tu le mettevi lì e ci stampavi. Adesso. E quindi noi qua che facciamo? Qui stampiamo. Qui stampiamo le illustrazioni. Le illustrazioni, immagini. Mentre i caratteri. E li fa lui. Li fa lui. Con la sua fotocopiatrice professionale stampa sulla carta alto spessore e poi su quella ci. Perché la carta va anche in alcuni casi dove questa qua va inumidita. Ah. Perché deve essere. No, perché sto pensando, per esempio, se facciamo questa cosa per Franca. E facciamo 4-5 copie, volendo, se tu fai il disegno, lo posso anche scrivere a mano, sì. Sono 4-5 copie, la mia scrittura perfetto, proprio. Perfetto, meglio ancora. Non dico, per esempio, anche sulle tre caine, se facciamo una copia unica, però no, sulle tre caine no, però magari questa è un testo lungo. Questo sulla poesia di Franca e il 16, che è quella, lo bene. Posso scrivere anche infatti, a mano. Tutte le poesie, ci potrebbe essere, ecco, hai fatto la giusta differenza tra la poesia, diciamo, popolare, la poesia. E la poesia, quella che vogliamo fare i pezzi unici. E quell'altra invece si che fa in tipografia. I scritti a mano sono, diciamo, nella poesia sono gli autografi. Che addirittura un autografo di Dino Campana o di Altamerini, ad esempio dei grandi, se c'hai i scritti a mano valgono tantissimo. È quello, un discorso di altissima qualità. D'altissima qualità. Cioè, per cui è strutturalmente pensato lo scritto a mano. Impaginato già con. Perché quello possiamo fare. Ciao Franca, eccoci qua. Quello possiamo fare questa cosa qua. E poi invece con. Io l'ho fatti anche dei testi scritti, vedi? Ah, vedi così. Però ci vuole un sacco di tempo, sì. No, poi vabbè, per le favole, per le altre cose. Questo puoi fare un titolo, per esempio. Un titolo, per esempio, che va sulla cartella, puoi fare delle cartelline, sì. Delle cose, oppure. Questo potrebbe essere anche un tipo di disegno per la situazione più popolare. Sì, sì. Questo, immagino una cosa del genere, sì, carina. Sì. Questo per delle fiabe, delle cose. Ho fatto delle cose di Subiaco, no? Questa sì. È una cosa di Subiaco della chiesa vista di notte, sì, con gli sì. Animali. Questo è un altro pezzo di Subiaco, vedi, con un pelle di notte. Questo è l'arco con il gatto nero. Bello questo. Questi poi sono altri amici, questo è il mio amico di Giancarlo che fa queste cose qua. Bello questo. Molto bello, sì. Questo sono un po' bravo. Questo è un gioco di cartoline. Sì, sì. È carina anche questa cosa. Sono carine queste cose invece. Ho fatto Giancarlo cosa si fa il tavolo. Bello. Città. Bello. E poi posso diventare anche delle. Ma lui che è un pittore, un artista. Un artista grafico, fotografo, guarda qua. Che bello, sì.
cosa può diventare un segnalibro, un segnalibro, oppure sì. fai una poesia lunga, così sì, ci stampi questo di lato su, sul lato, guarda quest'arso, la città, il luogo. Sì. Ma te l'ho detto, io voglio fare tutto questo lavoro qua con la poesia, Eclario. Questo è perfetto per la poesia. Questo lavoro appunto che se vogliamo fare poi delle tirature nel momento che facciamo i pezzi unici o le tirature piccole facciamo un tipo di lavoro, nel momento che vogliamo fare delle tirature un po' più grandi, vabbè, c'è Fabreschi, però sempre, però sempre lavorato con le incisioni e con la tua per esempio questo c'era, questo sì, questo sembra bello, questo c'era, lo conosci Alessio, no, che fa la musica, fa la poesia estemporanea. Ah, sì, sì. Allora, questo è un marchio per lui, ah, cioè, che cantava il cantore. Il cantore, sì. Quindi incidiamo tutto qua, anche... Ma per esempio tu questa cosa che rifai il ritratto di Franca, poi che fai? Lo incidiamo qua in bianco e nero, come lo facciamo? Incidiamo qua, quello poi si può fare cose diverse, si può pensare anche in un altro tipo di impaginazione.